Io non sono d'accordo manco per niente. Prima poi troviamo la sintesi, Come facevate i tempi? Infatti per quello che si è allenato. Intanto io credo che mi fa nervosire il fatto che scrive sul libro che io sono pessimista. Lui dice queste cose terrificanti, cioè dice che ritenere una masnata di violatori di regole. Intanto non credo sia la stessa cosa lasciare la macchina in sosta vietata e fare per esempio un omicidio, sono due cose molto diverse e di ben altra gravità e richiedono trasgressioni di... Io non la metto in sosta vietata. Però constato che a Milano quelli che mettono la macchina in sosta vietata, tranne qualche cialtrone che lascia in doppia fila per sua comunità, di media non la mettono in sosta vietata perché si divertono a violare le regole, ma perché non ci sono posteggi. E dove la devono mettere? Ordinato il medico, certo, di avere due tre però se ci abitano non è che possono portarla fuori città e tornare a piedi. Detto questo, quindi molta della devianza è indotta da situazioni di fatto, da normative dissennate, che è un'altra cosa, e forse è strumentale a permettere alla classe dirigente di comportarsi come si comporta, per far sentire tutti un po' colpevoli. Io credo una situazione in cui nessuno possa essere proprio a posto, così nessuno avrà niente da dirmi. La differenza tra il cittadino e il suddito sta in questo, che al cittadino sono imposti pochi obblighi e pochi divieti rispettati i quali è un uomo libero. Il suddito è un soggetto a cui sono imposti milioni di obblighi e divieti la cui violazione è abitualmente tollerata, ma si alza la testa e gli fanno la lista di tutte le violazioni che ha fatto fino a quel momento. Io non dico che non ci sia del vero in quanto dice Gerardo Colombo, dico che però se si focalizza l'attenzione solo su quell'aspetto si rischia di giustificare le devianze di quella classe dirigente. Io ricordo qualche anno fa ci fu un omicidio, anzi più omicidi, in cui fu uccisa anche una bambina di 2 anni a Rozzano. Siccome era agosto, i giornali non avevano niente da scrivere, parlavano per giorni di questo delitto e tutti dicevano che bisognava aumentare il numero dei carabinieri a Rozzano perché era un posto pieno di pregiudicati. Ora, se ricordo bene, i pregiudicati a Rozzano sono davvero tanti, sono lo 0,98% della popolazione, quasi il 1%. È una percentuale altissima rispetto alla media nazionale. Ma a Montecitorio sono il 10%. Questa è la questione. Il problema è che le anomalie della devianza in questo paese sono della classe dirigente, ma non perché i magistrati si divertono a dare la caccia alla classe dirigente, semplicemente perché la classe dirigente delinque di più e delinque oltretutto facendo danni incomparabilmente più gravi della criminalità da strada. Faccio un esempio, io non ho nessuna simpatia per gli scippatori, i quali stanno bene secondo me nelle patrie galere, però quando c'era il processo per l'aggiottaggio Parmalat io mi divertivo a prendere in giro la collega Ponte che presiedeva quel processo perché aveva 40.000 parti civili, cioè 40.000 vittime che volevano essere risarcite. La prendevo in giro dicendole: come fai a fare l'appello? Prima che finisci l'appello è finita l'udienza, quindi questo processo non comincerà neanche mai. Invece poi, siccome lei era astuta, mi ha spiegato che mandava l'ausiliario alle 7 di mattino a fare l'appello per avvocati, per cui verso le 10:30 riusciva a cominciare l'udienza, tant'è che è finito. Dicevo questo per farvi riflettere su un dato. Quanto ci impiega un scippatore a fare 40.000 vittime? A fare 4 scippi al giorno, e non è facile fare 4 scippi al giorno sempre senza essere mai presi, ci vogliono 10.000 giorni, una vita. Seconda considerazione, quanto può avere una signora che viene scippata nella borsetta? Nella mia esperienza al massimo una mensilità di pensione si appena per tirarla. Io non ho mai visto nessuno che nella borsetta avesse risparmi in tutta la vita, mentre molti di quei 40.000 avevano investito nei contagnati risparmi in tutta la vita. Eppure quando quel processo, che secondo me non poteva neanche cominciare, è finito, e in esecuzione di sentenza Tanzi è stato arrestato, ha dichiarato, virgolettato sui giornali, non me l'aspettavo. Io sono andato a comprare un altro giornale, intendo dire un giornale diverso, non un'altra copia dello stesso giornale, e ho controllato se non fosse stato un refuso con il primo giornale, anche sul secondo giornale c'era scritto, aperte le virgolette, non me l'aspettavo. Io faccio il magistrato a 34 anni, uno scippatore che dica quando lo arrestano non me l'aspettavo, non l'ho mai visto. Cioè, chi è chiaro che se lo prendono dai paletti? Li prendono di conto un complotto dei magistrati, di media. Ma il guaio è che tanti ci credono. Il guaio è che tanti ci credono. Tanti ci credono senza andare minimamente a informarsi.
perché nel nostro paese le sentenze, i provvedimenti giudiziari devono essere motivati, il giudice deve spiegare il perché dei provvedimenti che prende, quindi sarebbe anche abbastanza semplice. Però attenzione, no? Io mi chiedo, ma se fosse vero quello che dice Piercamillo, sono due prospettive diverse, se fosse vero, allora quando succede in Italia una cosa analoga rispetto a quella che è successo al ministro che è stato accusato di aver copiato un pezzetto, mica neanche tutto, la tesi, quando deve dare le dimissioni perché i cittadini di quel paese non ci stanno a essere rappresentati da quella persona. Altrettanto quando succede che il Presidente della Repubblica si è fatto fare un prestito in Italia, si è fatto fare un prestito che non poteva avere o che si dice che non potesse avere, perché per carità forse le cose sono altre, ma quello lì è uno che ci sa fare, quello lì è uno furbo. E questo il problema, secondo me, sta proprio nella cultura generale. D'altra parte, che le nostre idee siano diverse, risulta con una certa chiarezza per il fatto che Piercamillo continua a fare il magistrato e io no. Io potevo andare avanti, siamo andati insieme in Cassazione. Io credo che sia necessario lavorare prima. Io mi sono dimesso, se ho 5 minuti, ve lo spiego con una metafora. Perché a un certo punto mi sono trovato come un idraulico, che ha chiamato un signore, perché la mattina questo signore si alza dalla cucina per fare il caffè, apre il rubinetto e non esce l'acqua. Chiama l'idraulico, arriva l'idraulico e comincia a lavorare sul rubinetto, smonta questo, rimonta quello, e cambia, e sostituisce, eccetera. Non c'è niente da fare, l'acqua non arriva. Allora si chiede, vuoi vedere c'è qualcosa da fare prima del rubinetto per far venire l'acqua? Segue l'equipatura, arriva in cantina si trova davanti al rubinetto centrale, quello che porta acqua a tutto il condominio. Lo guarda, tira fuori i ferri, si mette a lavorare, chissà quanto lavora, ma alla fine torna in cucina, apre il rubinetto e l'acqua finalmente esce. Ecco, è come se io, facendo magistrato, mi fossi occupato per 33 anni del rubinetto della cucina. A un certo momento, siccome per quanti sforzi si facessero, la giustizia continuava a non funzionare, mi sono chiesto, non è che c'è da guardare qualche cosa prima? Ho seguito le tubature metaforiche e mi sono trovato davanti al rubinetto centrale, anche quello metaforico. Il rubinetto centrale è la relazione tra i cittadini e le regole. Se i cittadini non capiscono il perché delle regole, se non capiscono la relazione che esiste tra loro e le regole, hai voglia tu ad aspettarti che le osservino spontaneamente. È necessario che esista il controllo. Soltanto che come si va a controllare? In Italia ogni anno arrivano alle procure della Repubblica quasi 3 milioni di notizie di reato. Vuol dire che in 10 anni quasi tutte le persone adulte, mediamente, sono quasi sempre gli stessi, è vero, ma non sempre gli stessi. Sì. No, cioè il 68% delle persone che escono dal carcere commettono 3 milioni di notizie di reato all'anno sono una cifra assolutamente ingestibile da qualsiasi sistema giudiziario, altro che 8-9.000 magistrati, di cui circa 2.000 fanno il procuratore della Repubblica. Cioè 2.000 persone a istruire 3 milioni, quasi 3 milioni di cause, ma scherziamo. In una situazione in cui l'80% circa di reati rimane a carico, 70-80%, lui forse le statistiche le ricorda meglio di me, rimangono a carico di noi. Rimangono a carico di ignoti, vuol dire, ma dov'è la deterrenza? Cioè noi possiamo parlare di una efficacia intimidatrice della pena nel momento in cui quasi tutti, una buona parte dei reati rimane a autore sconosciuto? È impossibile, no? È necessario che le regole siano rispettate, le leggi siano rispettate, perché esiste un'intima convinzione che rispettando si sta meglio. E allora questo è un problema culturale, è un problema del modo di pensare, è un problema di spiegare. Noi, la mia opinione è che la concezione generale delle regole è una concezione generale che sta prima della Costituzione. Noi vediamo le regole soprattutto, se non esclusivamente, come oggi. E gli obblighi non piacciono a nessuno, neanche a Piercamillo, quando si hanno rivolti a lui. Eh sì,
noi vediamo le regole come obbligo, ci piacciono gli obblighi, no? E se vediamo, se identifichiamo le regole con l'obbligo o addirittura con la sanzione che segue all'obbligo, tendiamo a trasgredire. Ci dimentichiamo che nel nostro sistema attuale, non quello di prima, dove le regole per la stragrande maggioranza della cittadinanza, della sudditanza, potevamo dire, erano obblighi, noi ci dimentichiamo che con la Costituzione si è rovesciata la relazione, nel senso che le regole da noi sono in primo luogo possibilità. Pensate, la Costituzione comincia all'articolo 2, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e poi richiede l'adempimento. Prima ci stanno i diritti e poi ci stanno i doveri. Bisogna riuscire a mettersi dentro questa convinzione per rispettare volontariamente le regole. D'altra parte, e finisco subito, d'altra parte, ma voi pensate qui, no? Quanti siamo? 800. Di queste 800 persone, quante sono le persone che non ammazzano il vicino di casa che ha lo stereo troppo alto perché hanno paura di finire in carcere, e quante le persone che non ammazzano il vicino di casa perché pensano che non sia una bella cosa? Ora, non qui, ma in un altro posto, perché qui, per carità. Quante sono invece le persone che non pagano, che pagano le tasse perché hanno paura di essere beccate, e quante invece che non pagano le tasse perché pensano che sia una bella cosa non pagare le tasse? È lì la differenza. Gli omicidi in Italia sono 500-600 all'anno, che è un numero, confrontato per esempio con gli Stati Uniti d'America, bassissimo. E negli Stati Uniti d'America la repressione funziona e funziona bene. E siamo però un paese nel quale l'evasione fiscale è eccezionalmente elevata. Ma perché? Perché nessuno si rende conto che pagare le tasse vuol dire avere i diritti. Avere il diritto all'istruzione, le scuole, il diritto alla salute, gli ospedali, il diritto alla sicurezza, le caserme, i militari, i poliziotti e via dicendo. E questo è il nostro problema. Se noi non risolviamo questo problema, ai voglia, la corruzione, moriranno anche i miei pronipoti prima che si risolva il problema della corruzione in Italia. In realtà non è che siamo così in dissenso, perché io parto assolutamente dal presupposto che la repressione funziona fino a quando la maggior parte delle persone osserva le regole spontaneamente, perché è chiaro che se deviano tutti non si possono fare processi. Però dove io trovo utopistica la posizione di Gherardo è in questo: lui pensa che non debba mai esserci la deterrenza, che non debba mai esserci il meccanismo premio punizione. Invece sì, perché il padre della moderna economia politica, Adam Smith, diceva una cosa che dovremmo sempre tenere presente: non è dalla bontà del fornaio o del macellaio che dobbiamo attenderci la nostra cena, ma dalla loro considerazione per il proprio interesse. Il fornaio ci vende il pane perché glielo paghiamo, lui ci guadagna, non perché è altruista. E allo stesso modo vale per i meccanismi di sanzione. Se le case abusive venissero abbattute, più nessuno le costruirebbe. Se si fa il condono ogni 3 anni, tutti continueranno a costruire le case abusive. No, lei è venuta per niente. Ci sta. Alla seconda domanda ci stiamo andando avanti. No, ma c'è una cosa, stavo scherzando, cioè lei è la nostra mia. È interessante notare come Pier Camillo dica che, io sono d'accordo con quello che diceva Smith, che si agisce soprattutto, non solo, ma soprattutto per interesse, ma si tratta di individuare il proprio interesse effettivo. Cioè, avete interesse a avere gli ospedali che funzionano o no? Avete interesse a avere una scuola che istruisca, educhi i vostri ragazzi oppure no? Avete interesse che se chiamate il 112 o il 113 vi rispondano dall'altra parte o no? Avete interesse a tutte queste cose? Se avete interesse a tutte queste cose, tra virgolette, egoistico, fare in modo che queste cose ci siano.
Ma per fare in modo che queste cose ci siano, che cosa bisogna fare? Bisogna rispettare la Costituzione. Sta lì, soltanto sta lì. Non è che io mi appello alla bontà delle persone, ma proprio per niente. No, 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 anzi, mi appello alla responsabilità, che è una cosa che non si raggiungerà mai, la responsabilità, se si viene educati attraverso i premi e le punizioni. Perché i premi e le punizioni educano ad obbedire, e chi obbedisce ha bisogno che ci sia qualcuno che gli dia un ordine, perché da solo non è capace. E arriva Berlusconi. Non lo so, questo va detto, perché? Tocca a me adesso. Sì, però bisogna saperlo, voglio dire, bisogna sapere che devi chiedere lo scontrino, non perché sei tignoso o perché lavori al Fatto Quotidiano, per esempio, ma perché l'evasione fiscale ha un danno economico che paghiamo tutti. Per cui non è possibile che tre settimane fa, quando ci sono stati i blitz della Guardia di Finanza, sono stati anche a Milano, a un certo punto andiamo a mangiare con un paio di colleghi del giornale e non ci danno lo scontrino, che però fanno, ci hanno rincorso fino alla redazione, forse temendo anche ci hanno rincorso con lo scontrino, però è successo in quel momento perché l'attenzione era su quel tema, ma è una questione che dimostra l'efficacia della repressione. Perché aspettano di fare i controlli? Ti rendi conto quanti, a parte il fatto che Pier Camillo si ricorda, quante persone nella Guardia di Finanza sono state oggetto di misure cautelari? 130 persone. Noi abbiamo chiesto e ottenuto da parte del GIP l'arresto di 130 appartenenti alla Guardia di Finanza a Milano, e soltanto a Milano. Quanti erano in tutto? No, 800 circa. 130 su 800 vuol dire 20%. Vabbè, sarà 17-18%. A parte il fatto che si pone il problema in una cultura generale secondo la quale ci si arrangia, allora si pone il problema anche dei controllori, no? A parte questo fatto, ma voi provate a pensare quanti agenti della Guardia di Finanza ci vorrebbero per controllare la commissione regolare degli scontrini in Italia? Allora parlo d'altro, ti ho detto che sono pensato che la stragrande maggioranza delle persone deve osservare le regole spontaneamente. Sì. Però ci sarà sempre qualcuno che pensa di essere più furbo degli altri e non le osserva. Sì, certo. E non è che gli puoi fare la predica come al lupo di Gubbio per convincerlo che non deve fare. Siccome non hai capito quale è una banalizzazione a altro modo. Assoluta banalizzazione. No, non è che gli fai la predica, è che gli fai fare una strada che magari è anche più faticosa del carcere, perché primo si accorga di aver sbagliato e secondo non sbagli più. Corina. Cioè, come se metà dell'Italia adesso noi dobbiamo riuscire. Però c'è qualcuno su cui ci vogliono. Sì, ce n'è qualcuno. No, secondo me non c'è nessuno su cui ci vogliono le maniere forti. È necessario tenere presente un'altra cosa, che siamo degli esseri umani e per fare dei percorsi è necessario camminare, e non è che i percorsi siano brevi. Allora, se fosse vero quello che dici tu, attraverso la repressione la mafia sparirebbe. Poi quanti anni è la... Infatti quando fatta seriamente va in grave difficoltà, poi dopo 2 anni smettono. Persino aveva mandato il prefetto Mori Mussolini. E infatti, in Sicilia per alcuni anni è scomparsa, purtroppo si è trapiantata negli Stati Uniti, perché là non la conoscevano, sono scappati negli Stati Uniti. Ma cioè, se per 10 anni, scusate, non vorrei, poi andiamo avanti, perché poi però era talmente scomparsa che quando sono arrivati gli americani per sbarcare, a chi hanno chiesto aiuto? Anche questa è una leggenda da sfatare. Hanno detto che hanno nominato sindaci mafiosi, ma perché glieli hanno indicati i vescovi? Era lo stesso, i mafiosi c'erano lo stesso.